Direttore, qual è la fotografia Covid nel territorio di competenza dell'ASL Napoli 2 Nord? Ma al momento è sicuramente una fotografia più rassicurante, molto più rassicurante dei mesi scorsi. Purtroppo esistono ancora ricoveri nei nostri ospedali dell'ASL, soprattutto l'ospedale di Ischia e l'ospedale di Pozzuoli, di pazienti positivi. Abbiamo 10 ricoverati a Ischia e 16 o 18 ricoverati su Pozzuoli, dove mi preme l'obbligo di segnalare che sono prevalentemente il 98% Novax. Pertanto è una situazione sicuramente sotto controllo, non siamo in ansia, ma chiaramente la guardia è sempre molto alta. Però non possiamo abbassare la guardia visto che siamo ormai in autunno, verrà poi l'inverno, il freddo, l'influenza, i luoghi al chiuso, quindi è opportuno continuare con la campagna di vaccinazione perché i risultati si stanno avendo. Ma i risultati parlano da solo, quindi la campagna deve continuare. Per le terze dosi attendiamo istruzioni istituzionali. Per quanto riguarda le campagne vaccinali generali, vanno seguite. Indubbiamente stiamo entrando in una fase, sembra favorevole, però assolutamente non possiamo abbassare la guardia. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni, avete raggiunto già un livello importante di percentuali di vaccinati o bisogna ancora correre nel vostro territorio? Assolutamente stiamo in linea con le migliori possibilità che erano previste. Per le terze dosi già nella nostra ASL, la nostra direzione generale ha provveduto già ad avviare le terze dosi per le residenze per anziani della ASL, si stanno attivando già per gli over 80, insomma non si sta fermi neanche un attimo. Sappiamo che l'ASL Napoli 2 Nord ha competenza anche sulle isole di Ischia e Procida, possiamo dire che l'ondata estiva, insomma, è passata senza creare particolari preoccupazioni. Diciamo che l'ondata estiva è passata, avendo la guardia alta e facendo un lavoro capillare, attento e preciso, si sta uscendo fuori con un risultato assolutamente soddisfacente.